Ciao a tutti merdoni, come va? Spero tutto bene. Siamo pronti per penetrare nel buco. Non pensate male, cazzoni, stiamo per esplorare l'ultima parte della mappa, la più difficile. Figa, mi arriva addosso di tutto. Ora avete capito perché è la più difficile. Dovrete abbattere quei cazzoni con i lanciamissili, ma nel tempo stesso, proteggervi dagli altri che vi verranno incontro, sparandovi da vicino. Quindi, se usate il fucile da cecchino, state sempre allerta e pronti a cambiare arma. Un altro razzo in arrivo. Avete finito di frantumarmi le nespole con i missili? Tanto non crepo. Non ho fatto tutta questa strada per morire ora come un coglione. Sfrutterò il fuoco per non fare avvicinare nessuno e ammazzare quel coglione con i lanciamissili. Ehi, ciao ciao, stronzone. Adesso non spari più e... vi appendo per la barba ad un albero e vi uso come bersaglio vivente. Adesso vediamo, oh, eccolo qua, l'altro cagone. Ora che ho eliminato quelli più potenti, devo passare a eliminare gli altri. Ne ho visto uno gironzolare qua vicino alle casse. Ecco il bastardo. Crepa schifoso, ora non corri più, senza gambe, e... non starete mica pensando che è finita, vero? Questo posto è pieno di terroristi, vedrete tra poco quanti ne usciranno fuori. In questa parte di mappa, dovete difendervi molto bene. All'inizio non sarà semplice avanzare, ma con un po' di pazienza e una buona mira, riuscirete a fotterli tutti. Occhio all'energia, guardate quanta ne ho ora. Meno della metà. Ma, nonostante ciò, non mi arrendo, gli sparerò addosso di tutto. Giuro che, questo livello del cazzo lo finirò. Anche a costo di metterci 2 mesi. Sono quasi alla fine, manca l'ultimo storzo. Schifoso ti ho visto. Colpito e smerdato. Madonna, ho pochissima energia, devo valutare bene ogni passo che faccio e trovare un medikit alla svelta. C'è un merdone, nascosto dietro le casse. Ho paura ad affrontarlo perché potrebbe uccidermi, vista la poca vita, però gli posso lanciare qualche confetto. Beccatevi questo, animali. Vi faccio saltare in aria tutta la miniera, rotti in culo. Oh, ma guarda guarda, un topo è uscito dalla fogna. Fuori un altro. Avanti, non siate timidi, venite fuori. Ah, non c'è più nessuno? Sono tutti morti? Non può essere così facile. Che emozione. Sono arrivato a cagar fuori il 100° video. So che vi aspettavate qualcosa di speciale, ma io sono in vacanza. Ho sgobbato come un cammello tutto l'anno e nonostante le vacanze, sono ancora qua a cagar fuori video tutto un continuo. Ne parleremo più avanti, magari farò qualcosa di epico. Ehi ma, cazzo succede qua? Ci sono degli americani in gabbia. Caution, pisellone IAR. Ecco l'interruttore della cella. Siete liberi, aiutatemi a far fuori i talebani. Ma che cazzo? Mangiavate nelle ciotole come i cani? No no no, non iniziate a spararmi contro pure voi, cazzo. Ma possibile che devo essere sempre il bersaglio di tutti? Vi ho appena salvato, rotti nel culo. Ma, guardate, con che faccia tosta l'americano si volta verso di me, come per dire. Cazzo ti spari amico? Mi prenderò la mia vendetta, animale. Difendetemi, bastardi. Ho capito, va, li devo far fuori tutti io, cazzoni. Questi soldati, che ho appena liberato, sono utili come un culo che non caga. Non so perché ho perso tempo a liberarli. Comunque, dobbiamo proseguire, siamo quasi alla fine, e devo mettere in sicurezza questo posto, e scoprire cosa nascondono qua. Adesso saliamo sopra, e, oh, merda. Meno male che l'ho ammazzato subito, aveva le molotov, mi avrebbe bruciato vivo, all'istante. Ma dove siamo? Nella sezione scorie radioattive? Le tenete proprio bene, devo dire. Fanculo, è una trappola, me tocca fuggì. Per fortuna ho il mio fidato M16. E, di qua, cosa ci sarà mai? Qualche stanza segreta? Ah no, ci sono i soliti fottuti talebani ovunque. Madonna, qua sotto hanno creato una città, non una caverna. Chissà dove sono finiti quei 2 cazzoni americani che ho liberato poco fa. Ma guarda questo, si mette proprio sulla linea di fuoco. Della serie.
L'intelligenza artificiale è un optional. Ma dove sono? Oh, merda, questo è un missile. A momenti mi bruciava le chiappone. Ma cosa cazzo è questo posto? Una sorta di dormitorio pieno di checche. Si parla di checche e spuntano fuori gli americani. Allora, ce l'avete fatta e, via via, cazzo, a un lanciamissili, non avvicinatevi. Lo ammazzo io con una bella molotov, spostati da lì, che lancio. Cazzo, ma sei proprio nato male, adesso mi tocca pure ammazzarti, perché sei un povero idiota. Ehi ma, che cazzo di problema hai, amico? Vedi le api immaginarie? Ma guardate che coglione. Hai pure il coraggio di spararmi. È già tanto che non ti ammazzo. Mi servirà una mano più avanti, e voi due, da adesso in poi, sarete i miei schiavi. Muoviamoci. Dobbiamo cercare una via d'uscita, ma nel tempo stesso, dobbiamo anche eliminare ogni terrorista presente, sotto Paradise City. Ripuliamo questo posto. Seguitemi animali, sento che siamo vicini alla resa dei conti. Ancora un ultimo sforzo, e sarete ricompensati bene dal governo americano. Qua ci sono le scorie nucleari che avevamo visto prima, quindi devo girare a sinistra e speriamo bene. Allah, Allah, Allah vakaga? Ammazziamo l'infedele con arma tossica. Ci aspettano in paradiso 10 vergini la. Preparatevi a morire per loro e per il loro bel culetto succoso. Allah, Allah la. Oh, merda. Questa è la battaglia finale. Hanno le armi di distruzione di massa. Dobbiamo fermarli. Incominciamo a scaldare l'ambiente con un po' di fuoco. Quando però vedete che vi arrivano addosso due o tre missili, forse è meglio fare qualche passo indietro per sicurezza. Che macello, è pieno di missili che girano alla cazzo di cane. Per adesso non mi conviene uscire, aspetto che si calmino le acque. Figa, notare l'energia che mi è rimasta, mi basta che qualcuno, con l'alito pesante, mi soffi in faccia e crepo. Ho una scagazza di morire che non avete idea. Col cazzo che mi rifaccio il livello, rotti in culo. Non posso morire ora. Mi apro la strada a missilate, a costo di usarli tutti. Guardate come cambio arma, son preso dal panico più totale, tipo puttanella sperduta e impaurita, nel bosco, a gagaga. Prendiamo un bel respiro e andiamo. Cucù, stronzo, forse ho ucciso l'ultimo. Tu chi sei? Oh, ah, sei un americano. A momenti ti sparavo. Li abbiamo sterminati tutti. Cazzo che faticaccia. Non ci posso credere, abbiamo attraversato mezzo mondo, per questo tubo spara scoregge. Spero che mi torni utile in qualche modo. Ora che abbiamo liberato le fogne dai talebani, dobbiamo tornare in città, ci aspettano ancora dei compiti da svolgere. Ovviamente, la strada per tornare indietro, dovremmo percorrerla noi, di nuovo, nel senso opposto. Quei cazzoni dei programmatori non si sono nemmeno sprecati a farci tornare indietro automaticamente. Cazzo, mi devo rifare pure tutte le fogne. Ma a voi, risparmierò tale sofferenza e ci vedremo direttamente in città. Oh ma, visto il paesaggio merdoso, non è che adesso escono quei deformati del film. Le colline hanno gli occhi e mi si inculano a sangue. Speriamo di no, cazzo. Ora vi saluto, perché devo andare in piscina, per cagare nell'acqua. Ciao a tutti merdoni, a presto.